Ciao a tutti e benvenuti alla lezione sull'appartamento. Ok, lo so che è un argomento che abbiamo trattato in classe, però mi piacerebbe approfondirlo. Ripetiamo ovviamente anche delle cose che sicuramente abbiamo detto in classe, però alla fine di questo ciclo di lezioni poi faremo un test, una specie di quiz che riguarda proprio questo argomento. Se vi ricordate, l'abbiamo trattato proprio subito prima, aver provato a fare il rilievo della classe, però il coronavirus ci ha beccato e quindi bye bye. Allora, iniziamo. L'appartamento, l'abitazione e i suoi impianti, ok? La prima cosa che dicevo per l'altra volta, comunque ora la ripetiamo, è che ovviamente se vedete qui l'immagine a sinistra e a destra di due tipi di case completamente diverse, una qui c'è scritto 100 anni fa, una di oggi. Quella di 100 anni fa potrebbe essere la casa dei vostri nonni, la casa dei vostri nonni in realtà è così. Così in che senso? È molto più grande principalmente. È ovvio, alcuni di voi magari vivono in ville o altro, però in media le case antiche erano molto più grandi, prima per esigenze familiari, prima si facevano molti più figli, se ci fate caso, i vostri nonni, se provate a domandare loro quanti erano in famiglia, in genere erano moltissimi, si facevano 7-8 figli. Ora lasciamo stare che anche voi potreste avere 7-8 fratelli, però siete un caso eccezionale. In genere, ora nelle famiglie di oggi, il nucleo, diciamo, familiare è 3-4 persone, non di più. Quindi significa che c'è proprio un'esigenza di spazio inferiore. Vuol dire che nelle case vivono 4 persone, 5 persone al massimo. Prima considerate invece che tra i due genitori, 7-8 figli, spesso e volentieri in ogni casa c'erano 10 persone a vivere. E quindi significa, questo che cosa significa? Significa molte più camere da letto, una superficie proprio maggiore, perché vivere 10 persone in un posto significa che il luogo deve essere più grande in modo tale che tutti quanti possano avere i propri spazi. Ma al di là di questo c'è un'altra questione. Qui vedete che se vi trovate a visitare una casa dei vostri nonni, che sia una casa ovviamente antica, quindi non ristrutturata recentemente, vedete che ci sono una serie di spazi che oggi non esistono più quasi. Prima che cosa succedeva? Si entrava nella casa e c'era una stanza, che si chiamava ingresso, adibita appunto all'ingresso in casa, ma dove le persone che venivano a visitare, diciamo, i proprietari di quell'appartamento si sedevano perché c'era una panchina, una panchetta, c'era un attaccapanni per appendere, diciamo, il cappotto o altro, e attendevano perché era come andare tipo dallo studio del dentista. Quindi significa che uno entrava in casa, voleva parlare con il signor, non so, tal dei tali, la moglie o magari la governante veniva ad aprire, spesso e volentieri era la moglie, diceva: ah, salve, chi è, chi desidera? Ah, ok, ora la vado a chiamare. Ovviamente questo che cosa significa? Che quella persona doveva pazientare all'interno dell'ingresso e la persona invece richiesta si preparava perché magari era in disabilier, non esisteva presentarsi alle altre persone che venivano a casa, diciamo, non in ordine, e quindi ci voleva il tempo per ordinarsi, mettersi bene e ricevere la persona. E poi c'erano una serie di stanze che probabilmente oggi non ci sono più, tipo la camera da pranzo, il salotto, la cucina, tutte stanze separate, dove di volta in volta si facevano diverse attività. Ci poteva essere la cucina, diciamo, con un piccolo tavolo per mangiare, magari solamente un piccolo nucleo della famiglia o poche persone. Poi c'era la camera da pranzo, ovviamente, dove si mangiava tutti quanti radunati. Se mettete in conto che in una famiglia c'erano 10 persone, ovviamente in cucina magari ci sarà stato un tavolo per mangiare in 3-4, quindi un tavolo dove man potevano mangiare poche persone. E quindi serviva una stanza a parte chiamata camera da pranzo con un bel tavolo grande dove tutti quanti si potevano sedere e mangiare tutti quanti insieme. La stessa cosa per il salotto. Ricordo, e questo ve l'ho detto anche già in classe, ovviamente, che quando andavo a casa di mia nonna c'erano delle stanze che praticamente non si aprivano mai, c'era il salotto. Il salotto è una cosa che noi non abbiamo mai vissuto. Era una stanza tutta quanta chiusa, con del cellophane sopra ai divani, sopra i mobili, cioè sembrava la stanza dei fantasmi. Si apriva solamente quando veniva il Presidente della Repubblica a casa, punto e basta.
Ma doveva essere sempre linda e pinta, quindi veniva passata la cera a terra, era tutto ultra pulito. E poi all'interno che cosa c'erano? C'erano una serie di mobili, come per esempio potete vedere pure qua, vedete, cioè, ci sono questi mobili, queste credenze, oppure c'erano dei mobili, si chiamano le cristalliere, erano dei mobili con dei vetri davanti dove all'interno si mettevano tutti una serie di oggetti di particolare, diciamo, valore, che so, vasi di cristallo, l'argenteria. Il servizio buono della nonna, cioè era un servizio di piatti con il bordino d'oro, che era nella lista di nozze, quindi nella dote della, diciamo, della donna di casa, e che però non venivano mai utilizzati, cioè venivano utilizzati solamente in alcune occasioni particolari, servizi di piatti molto costosi, perché effettivamente il filo d'oro che è attorno al, come si chiama, al piatto è effettivamente oro. È una sfoglia piccolissima di oro, ma poi erano lavorati, erano, diciamo, artigianali, e quindi si cercava di conservarli questi piatti. Immaginate solamente se uno andava a casa della nonna, uno di questi piatti cadeva a terra, praticamente la nonna si fermava il cuore, abbiamo perso la nonna, arrivederci e grazie. Oggi come oggi invece una cosa del genere non si fa, ovviamente. Poi una serie di posate d'argento, il coltello d'argento che non taglia, la forchetta d'argento che non appizza, il cucchiaio d'argento che sì, prende il brodo e tutto quanto, però è grande quanto un mestolo. Fondamentalmente ci prendiamo con una cucchiaiata, prendiamo tutto il brodo e arrivederci e grazie e ci affoghiamo. Altre cose particolari dell'appartamento di ieri sono tutta una serie di mobili che oggi non abbiamo più. Volete o non volete, fondamentalmente, se vi guardate in giro e ora siete a casa, vedrete che spesso e volentieri nelle vostre case mancano le librerie. Le librerie, forse le uniche che ci possono essere, sono quelle dedicate proprio ai vostri libri, se li avete comprati a casa. Altrimenti le librerie non ci sono, non ci sono libri a casa nostra perché abbiamo tutto in digitale, come si chiama, anche possiamo dire, che ne so, le collezioni di cose musicali, tipo i dischi, CD, non esistono più perché abbiamo operato la dematerializzazione e ovviamente tutte queste cose che prima si conservavano in bellezza, si mettevano in mostra, quindi la collezione della musica privata, oppure i libri che venivano letti, oppure la famosissima enciclopedia, voi a casa non avete più l'enciclopedia. Avete sul telefonino Wikipedia, non è la stessa cosa. Ovviamente, prima c'erano queste enciclopedie che venivano venduti in volumi belli, pesanti, giganteschi, che consentivano a noi, poveri esseri umani, alunni, di fare le ricerche. Noi andavamo su internet, internet non esisteva e quindi c'era bisogno di queste librerie. Poi abbiamo detto le cristalliere, poi comunque tutta una serie di mobili che servivano a contenere le tovaglie, per esempio, di 5 metri ricamate. Oggi come oggi, tutta la necessità di mostrare tutte queste serie di oggetti costosi non c'è più, perché probabilmente non ci sono più tutti questi oggetti da dover, diciamo, mostrare. Monili, candelabri, altro. Le case di oggi, se le vedete, se credo le vostre case siano così, se vi guardate in giro, sono case moderne, dove alla fine sulle mensole oppure in mostra cosa ci possono essere? Ci possono essere i souvenir dei viaggi che abbiamo fatto, oppure le foto degli amici, dei parenti. Insomma, cose non magari di valore, ma esprimono quello che siamo noi. Io ricordo che praticamente a casa di mia nonna c'erano tanti di quei quadri appesi al muro che sembrava la pinacoteca. La pinacoteca, per farvi capire, è dove si conservano tutti quanti i quadri, dove si fanno le mostre di quadri. Guardatevi in giro, vedete se a casa vostra anche ci sono molti quadri, ma è difficile oggi trovare pareti con quadri, più che altro, diciamo, foto. La casa di oggi, lo vedrete qua, che cosa c'è scritto oggi: l'open space a tre zone. Open space significa spazio aperto. Spazio aperto significa che alcune delle stanze che abbiamo citato prima, quindi sala da pranzo, salotto e cucina, spesso e volentieri si uniscono e danno vita a un unico grande ambiente multifunzionale, dove si può cucinare, da una parte si può cucinare, da una parte si può stare sul divano, dall'altra parte si mangia e si pranza. E questo tutto ha cambiato, sì, anche la vita in casa.
Se prima vedevamo che ne so, la donna andava in cucina a cucinare, gli altri erano in salotto a prendersi una cosa da bere o a vedere la TV, poi ci si spostava tutti quanti nella sala pranzo, diciamo si viveva più separati. Oggi penso è frequente pure vivere tutto l'open space all'interno, diciamo, della nostra casa, tutti quanti insieme, mentre la mamma cucina, noi facciamo, voi fate i compiti sul tavolo, mentre nostra sorella ci dà fastidio sopra al divano, e quindi diciamo si crea questa commistione. Poi lasciamo stare che siamo sempre soli, perché state sempre davanti al cellulare a pensare ognuno ai fatti propri. Però la casa è cambiata. La casa è cambiata anche per esigenze economiche. Oggi si guadagna molto di meno rispetto al costo delle case. Prima, con diciamo possiamo dire 20, 30 stipendi, 40 stipendi, si riusciva a comprare una casa. Oggi non ne bastano 200, 300 di stipendi. Quindi significa che le case che ci possiamo permettere ovviamente sono più piccole, perché le case costano di più. E le case si valutano a metro quadro, significa che ogni metro quadro a casa vostra costa, che ne so, 3.000 euro, 2.000 euro, 1.000 euro. Fate la moltiplicazione per quanti metri quadri è la vostra casa e vedrete, scoprite che vostra casa costa tanto. Ora andiamo a vedere come si rappresenta una casa, una stanza o altro. Abbiamo, tra virgolette, si evidenziano due opzioni. Uno è quello della sezione e l'altro è quello della pianta. Andiamo ad analizzare la sezione. La sezione cos'è? Non è altro che un taglio che noi facciamo verticale. Immaginate un coltello enorme che tagli la vostra stanza da parte a parte verticalmente, e quindi riesce a tagliare il soffitto, il pavimento e le mura. E ovviamente dove ci sono le porte, anche diciamo, lascia il vuoto della porta, e dove ci sono le finestre, la stessa cosa. A che cosa serve la sezione? La sezione serve per misurare le altezze. Infatti, vedete che qui ci sono indicate delle misure in altezza. Che misure sono? Sono questa qui, la prima, che vedete qua dove c'è l'uomo in piedi, è la misura dell'altezza della porta. Questa è una misura standard, tutte le porte in genere di casa sono alte 2,10 m, poiché l'altezza media delle persone sul pianeta Terra, quindi in genere, è 1,80 m. Quindi questo fa sì che il 95-96% delle persone riesca a passare agevolmente da una porta. Ovviamente noi non pensiamo solo a casa nostra, cioè se siamo una famiglia di nani non è che facciamo le porte 1,50 m, perché magari speriamo che qualcuno ci venga a trovare e quindi non vada a craniarsi contro, diciamo, il muro, ma anche perché questo standard fa sì che anche se noi dobbiamo acquistare delle porte, andiamo a comprare delle porte, troviamo delle porte in commercio che hanno sempre questa stessa misura. Significa che io devo ristrutturare casa, devo comprare le porte. Quando vado ad acquistare le porte, tutte le porte che io acquisterò avranno la stessa altezza. Significa che io sto ristrutturando casa, il muratore mi sta facendo, diciamo, i buchi per mettere poi dopo le porte, il muratore già sa che i buchi delle porte in altezza devono essere per una porta di 2,10 m che deve entrare lì dentro. La stessa cosa vediamo qui invece per la finestra. Per la finestra invece se ne fa un discorso più o meno di sicurezza. Di sicurezza in che senso? La balaustra della finestra, la vedete qua, quindi la parte, diciamo, di muro che sta subito sotto la finestra deve essere minimo per legge 90 centimetri. 90 centimetri perché? Per un fatto di sicurezza, per cercare di non cadere dall'altro lato. Perché se ci sporgiamo, comunque la maggior parte del nostro corpo, il peso del nostro corpo, è comunque all'interno, quindi non riusciamo a sbilanciarci per uscire all'esterno. Non pensate che, come vi dicono i vostri genitori, la vostra testa è più pesante del corpo, perché spesso e volentieri questa cosa non è vera. Voi avete la testa molto leggera, comunque no, senza scherzare, la testa è la parte più pesante del corpo, ma da sola è più pesante del braccio, è più pesante della gamba, non di tutto il resto del corpo. Quindi significa che sporgendovi a 90 centimetri, la maggior parte del vostro corpo è comunque all'interno, quindi non vi potete sbilanciare e cadere dall'altro lato. Altra misura che vediamo qui sopra, invece, è quella dell'altezza della stanza. Qui vedete segnato 3 metri.
Diciamo che in realtà lo Stato italiano ha fissato come minimo distanza, altezza distanza diciamo per essere una stanza abitabile, quindi una casa abitabile, 2,70 m. Quindi 2,70 metri. In questo caso qui c'è scritto 300, quindi è espresso in centimetri, quindi 270 centimetri. Ok? Questo perché? Perché all'interno di ogni stanza c'è diciamo una quota di aria che serve a vivere e a respirare. Se noi abbiamo meno aria all'interno di una stanza potremmo andare in difficoltà, perché dovete presumere che nella stanza non ci siate solo voi, ma può essere vissuta da più persone. Per ora ci fermiamo qua con la prima parte della lezione sugli appartamenti. Ok? Ciao, un bacio a tutti quanti, ciao ciao!